sono prove che Dio esista? Dio è l'assoluto che è provato a esistere nel fondamento di ogni cosa che vediamo presente nel campo reale e relativo all'assoluto. Quindi, chi, com'è Dio? Dio è il sistema unitario ed integrale di tutto il possibile, che rispetta e favorisce ogni caso singolo, anche quello che sembra sbagliato e sfavorevole, e gli risponde sempre a tono, anche quando sembra non rispondere. Dio come si presenta? Dio scende al livello della comprensione di ogni ente relativo e si presenta nelle possibilità altrui come l'ideale risposta dialettica, data anche per negativo, ossia quando appare proprio incompreso. Dio opera in ciò come un automa? Sì e no. Se risponde all'intelligenza usando la ragione e la fede, senza rispondere però mai di persona, tanto da non impedire mai la vera libertà di pensiero. Non è un automa se a tutti mostra autorità o la legge, ma poi anche l'estrema abnegazione di sé, rinunciando all'assoluto e assumendo l'estrema croce altrui, trattando ogni vivente come un suo vero figlio. Perché tanti volti assunti da Dio? Nel campo relativo un aspetto spesso ne nega un altro, ma nel campo trascendente ed assoluto ci sono tutti. Pertanto nel nostro mondo ogni aspetto assoluto e divino necessita di un avvocato difensore, tanto che gli ebrei difendono la legge, cristiani il Dio salvatore assoluto, i musulmani il Dio comandante assoluto, i buddisti il Dio dell'armonia, i pagani tanti dei avvocati d'ogni singola cosa che esista. C'è un volto superiore a tutti? Sì, ed è quello presentato dal Figlio di Dio, Gesù, che libera lo spirito dalla legge divina e lo responsabilizza ad assumere la fede migliore, quella impostata sulla verità che salva davvero. Sì, poiché il sacrificio presentato dal Figlio Gesù è quello stesso compiuto dal Padre nostro in tutti noi, perché in ciascuno di noi il Dio assoluto si mette in croce sacrificandosi Lui in ogni figlio. Sì, poiché l'immagine data da Gesù a Dio come uno e trino è secondo la realtà detta a quattro dimensioni oggi anche dalla scienza. Sì, perché le due vie della vita, quella della dinamica spirituale e della contrapposta materiale, sono secondo il principio di azione e reazione. Sì, poiché Gesù ha negato il criterio del mondo e svelato il vero verso da seguire se lo spirito vede quello materiale che è inverso. Come fa Dio a ordinare tutto tecnicamente? Lo fa per numeri, 1 e 0. Oggi è provato che su questa base digitale è possibile rappresentare un mondo come il nostro. Che senso hanno l'1 e lo 0 nella creazione divina? L'1 deriva dal calcolo reale di 10 elevato a 0, mentre lo 0 rappresenta l'assoluta assenza di predominio dell'assoluto sul relativo 1, derivante dal calcolo come il valore esattamente opposto allo 0. Che numeri fondamentali ha adottato Dio? Dio opera con il ciclo 10 ed opera in tre simultanei modi. 2 in potenza unitaria e differenziata, 10 più 1 e 10 elevato a meno 1. 1 nella sintesi vera data da 10 elevato a 0. Questo è il Dio 1 e trino definito Padre e Figlio, 10 e 10 alla meno 1, e Spirito Santo, 10 alla 0, da Gesù Cristo. Perché proprio il 10? Non è una convenzione umana? No, non lo è. E questo è basilare. 1 è 3 terzi. Nella divina verità una e trina, ma il ciclo deve prevedere anche il 3 per 3 opposto al 3 fratto 3, e 3 fratto 3 più 3 per 3 fa solamente 10. In che modo Dio trae tutto dal 10? Il bene fondamentale è ogni io uguale 10, quasi uguale come forma, in cui la verità soggettiva è alfanumerica. Lo stesso Dio è un di-io,
un io a grande D, dimensione. Ma con 10 elevato a 0 c'è l'indeterminazione dell'assoluto. Con 9 a 1 interno al 10 c'è la percezione unitaria del 10 assoluto ed è la C2. Con 8 a 2 c'è la realtà binaria in cui 8 è il 2 al cubo basato da meno 1 a più 1. Con 7 a 3 c'è l'intensità unitaria della luce. Con 6 a 4 c'è la molecola. Con 5 a 5 c'è il calore. Con 4 a 6 c'è la realtà dell'universo a tempo solo crescente. Con 3 a 7 c'è lo spazio reale a tre dimensioni. Con 2 a 8 c'è il tempo unitario in due dimensioni, più 1 e meno 1. Con 1 a 9 c'è la massa unitaria. Con 0 a 10 c'è nuovamente l'indeterminazione dell'assoluto. Pertanto vediamo la massa, il tempo, lo spazio, la realtà spazio-temporale, il calore, la molecola e l'intensità unitaria, ossia le sette dimensioni del sistema internazionale, traendole tutte da 10 dati, simultaneamente considerati in tutti i possibili rapporti unitari interni al 10. Solo così agisce il Dio dimensione 10? Non solo così. Tutte le quantità sono ottenute tutte e solo da numero 10, a seconda che non si considerino o si considerino le relazioni intime del 10 con se stesso. Infatti 10 alla 0 non considera nulla e ne ricava il tutto, l'unità. 10 alla 1 considera a base il suo ciclo. 10 alla 2 lo mette in relazione con se stesso. 10 alla n lo mette in relazione intima n volte. Questo è il modo assoluto con cui il 10 entra o no in atto con se stesso. E noi come lo vediamo? Lo vediamo nel modo uguale e contrario alla potenza basata sul 10. Secondo quel calcolo logaritmico decimale che annulla la potenza di un numero di volte e lo oggettivizza a puro numero, che rivela la gerarchia decimale solo nella organizzazione numerica. Pertanto, come vediamo in realtà il Dio uno e trino? Lo vediamo come quell'11,1 che è posto in mezzo a tutti i numeri dati da un infinito 1, laddove 10 e 0,1 sono il padre e il figlio, mentre 1 è lo Spirito Santo. Cosa significa di fatto ciò in relazione a Gesù? Significa che 1,1 è Gesù, ossia lo Spirito Santo 1 del figlio 0,1. Dando un talento ad ogni uomo, Gesù, posto al centro dei multipli e sottomultipli di 1, ha il talento non solo per comprendere ogni cosa da quel punto di sommo equilibrio, ma anche per determinare ogni cosa, già che tutto è uno. Ogni uomo ha infatti il talento di n-ennesimi, ad esempio 5 quinti, 8 ottavi, eccetera, ma solo 1,1 è investito a rappresentare tutti i figli del Dio uguale dimensione 10. Venuto il figlio 1,1, si incarnerà anche il padre 11? Riflettiamo. Se tutto il sistema possibilistico vede quella lunga sequenza di 1 e 11,1 ne è il centro unitario che lo rappresenta tutto, se non avessimo in tutto il possibile anche chi rappresenti il padre, esso crollerebbe, tutto il sistema crollerebbe proprio nella presenza più importante, perché tutto deriva dalle 10 unità, che sono 10 a 1, ossia 11. Possiamo prevedere come apparirebbe? Apparirebbe come 1, ma non nel 10 che è assoluto e pertanto indeterminato. Apparirebbe sapiente sì, ma assolutamente impotente, come Dio Padre si presenta in ciascuno di noi.